Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Vi faccio vedere un po' quello che ho fatto quest'anno come semenzaio casalingo. Siamo all'inizio di febbraio, questo l'ho cominciato a realizzare che era metà gennaio, ma l'ho messo in funzione solo a fine gennaio. Adesso è in funzione a ciclo pieno, manca ancora qualche plateau, qua ce ne sono soltanto due. Peperoncini e peperoni gialli e verdi. Dovrei aver già pubblicato il video la settimana scorsa sulla Germibox, che è questa, e da qui poi ho trapiantato i semi qui nei vari plateau. Per chi non avesse visto il video di qualche settimana fa, si dovesse chiedere cosa sono queste palline bianche, queste perlite, è una roccia vulcanica che dà leggerezza al terreno, dà ossigeno alle piantine ed evita il ristagno idrico, che è un po' quello che succede a tutti perché si tende a dare un po' troppa acqua e le radici marciscono. Quindi in questo modo arginiamo un po' il problema. Comunque vi rimando all'altro video se siete interessati. Costa poco, è inerte, è un buon investimento. Allora torniamo a noi. Questa è la mia situazione. Siamo in una stanza dove ho 16 gradi circa per i peperoni e i peperoncini non bastano, occorrono intorno ai 23-25 gradi. Per la Germibox, se avete visto il video scorso, ho fatto in modo di avere 28 gradi fissi qua sotto tramite il modem e il router, quello che abbiamo tutti in casa, e in 6-7 giorni ho visto le prime radichette di molti di questi semi. Quindi occorre veramente una temperatura elevata, costante. Ecco perché vi sconsiglio il termosifone, perché dà una vampata troppo violenta per poche ore, poi di notte scende, quindi non gli fa bene al seme. Per avere una situazione costante qui nel mio piccolo semenzaio casalingo, ho utilizzato di nuovo il filo, il silicone riscaldante col suo termostato. Adesso mi avvicino e vi faccio vedere un po' tutti i particolari. Questo l'avevo già utilizzato 3-4 anni fa. Questo è il suo termostato, si imposta la temperatura, costa una ventina di euro, è un buon investimento. Io non l'ho mai cambiato, è sempre lo stesso. Io in questo caso ho impostato 24 gradi. Il sensore suo l'ho messo in immersione dentro un alveolo che ho fatto da poco, quindi lui è sceso di temperatura, mi rileva intorno ai 18 gradi. Piano piano, piano piano salirà fino ad arrivare a 24 gradi e manterrà la temperatura costante. Il consumo in potenza del cavo riscaldante è di circa 80 watt. Sono tanti, però tenete conto che una volta che raggiunge la temperatura, poi è un acceso spento, quindi in realtà non consuma 80 watt all'ora, ne consuma molti di meno. È all'inizio, giusto per arrivare alla temperatura. Vi sposto qualche alveolo, vi faccio vedere come l'ho posizionato. Vi scrivo poi in sovraimpressione la lunghezza del cavo. Tenete conto soltanto che per i primi 50-60 cm lui non scalda, quindi conviene lasciarlo fuori perché non serve a niente. Io ho fatto così, l'ho fatto doppio, ogni alveolo ha due giri di cavo. È bollente, adesso misuro la temperatura, il cavo misura circa, non lo vedete, 47 gradi. Quindi ogni alveolo ha il doppio riscaldamento e questo è ciò che riguarda il riscaldamento degli alveoli. Ora arriviamo all'illuminazione. Se non usassimo una lampada a LED artificiale, cosa succede? Succede che abbiamo la temperatura, le piantine vengono fuori, solo che poi non hanno luce o non ne hanno abbastanza, non ne hanno di qualità. E cominciano a diventare alte, si allungano tantissimo. Uno pensa che le cose stanno andando bene, in realtà stanno filando. Da lì a poco moriranno perché il peso le farà piegare, le farà morire. Questa è una lampada, l'ultima che ho acquistato, dell'Aniello. Vi ho mostrato il video un paio di settimane fa. È una gran bella lampada. Prima di questa utilizzavo quelle a bracci, che le ho ancora, e probabilmente le utilizzerò ancora sul resto del mio semenzaio casalingo. Però questa già così com'è riesco a soddisfare due plateau. Alzandola riuscirei a soddisfarne forse un altro. Non mi soffermo sulle caratteristiche tecniche di questa lampada, ve ne avevo già parlato in ampiamente. Vi dico soltanto che adesso è al minimo come luce, perché se alzo un attimino la luminosità va in interferenza con la videocamera. Ok, ecco, vedete? E quindi voi vedreste tutte queste onde scomode. Quanto deve rimanere accesa la lampada? Almeno 16 ore al giorno. Per fare questo, dal momento che lei non ha un temporizzatore interno, non ha un programmatore, e forse questa è l'unica pecca di questa lampada qui, a differenza di quelle a bracci dove si poteva impostare 4, 8, 16 ore se non sbaglio, questa non c'ha quel tipo di programmazione. Ho semplicemente collegato la spina a un programmatore meccanico, costano 8 euro su Amazon, poi vi faccio vedere qua sopra l'immagine, e con quella imposto 14-16 ore al giorno, adesso dipende un po' dalle situazioni, dal mattino alla sera. Arriva all'orario di spegnimento, si spegne tutto, il mattino si riaccende in automatico, sempre con la stessa impostazione. Ho messo per la prima volta, l'ho visto su Instagram da un amico e mi è piaciuto, per avere un po' più di rifrazione della luce, ho rivestito le pareti di carta d'alluminio.
non serve, l'ho fatto, è una cosa in più, non mi perdo la luce che si riflette contro le pareti. La lampada l'ho fissata semplicemente, ecco qui, a un paletto di legno che ho fissato a una mensola. In questo momento in casa ho 14 gradi e mezzo perché gli scaldamenti sono spenti. Mi avvicino, faccio vedere, eccolo lì. E ho il 50% di umidità. Qui dentro poi quando partono gli riscaldamenti arrivo a 16 gradi e mezzo circa. Non, è una stanza che non si utilizza e quindi la tengo così. Allora, questo prato l'ho messo questa mattina, mentre quel prato lì ce l'ho da una settimana circa, 8 giorni. Vi faccio vedere una cosa. Ecco, se lo vedete, abbiamo il primo germoglio. Abbiamo uno qui, uno lì. Questi sono peperoncini che ho salvato lo scorso anno. E anche qui per esperienza vi dico che una volta al giorno va data una spruzzata d'acqua perché tende ad asciugarsi molto. Avete visto, arriviamo quasi a 50 gradi col cavo riscaldante, quindi è un attimo, però guardate quanti germogli stanno venendo fuori. Questa semina l'ho fatta, l'ho scritto dall'altra parte, il 30 di gennaio, sono passati circa 9 giorni. Sempre a titolo di paragone, 9 giorni per avere, 8-9 giorni per avere i semi. Per avere le prime radichette con i peperoncini, messi a bagno però in camomilla per 48 ore, 6 giorni nella Germi Box, non messi a bagno, messi direttamente nella Germi Box, come avrete visto nell'altro video. Quindi si guadagnano un 3 giorni circa. Adesso sono sciocchezze 3 giorni, però giusto per saperlo, uno si può regolare in emergenza, sappia che con la Germi Box i tempi si accorciano di un terzo. L'ultima cosa, ovviamente, se la lampada rimane accesa 14-16 ore al giorno, il cavo riscaldante non si spegne mai. Quindi il termostato l'ho collegato direttamente alla corrente di casa, alla presa elettrica, non ha alcun programmatore. La programmazione se la fa da solo una volta che arriva a temperatura. Per arrivare a temperatura impiega anche un'oretta, dipende un po' da quanto è freddo l'alveolo, ma una volta che raggiunge quella temperatura lì, lui oscilla sempre tra 23,8 e 24,2, è quello il suo range. Se non ci basta possiamo aumentare, lui arriva fino, se non sbaglio, a 30 gradi. Bene, dai, ci tenevo un po' a mostrarvi il setup di quest'anno. L'illuminazione in questa stanza non è un granché, mi dispiace, però il focus è questo e quindi tutto il resto passa in secondo piano. Bastano veramente pochi metri quadri. Io qui posso metterci un altro alveolo, poi posso mettere delle vaschette. Ogni alveolo c'ho una o due piantine, quindi voi tenete conto che qua sono centinaia di piante subito così, senza grosse difficoltà. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, se vi ho dato un'idea, potete mettere un like in su, se no lo mettetelo in giù, va bene lo stesso. Trovate qui nella descrizione i link di tutti i componenti che ho utilizzato, dal termostato, al cavetto riscaldante, alla lampada. La lampada, se vi interessa, se acquistate attraverso il link che vi do, che è un link affiliato, però risparmiate il 10% subito, che non è poco rispetto ad Amazon. Amazon è più caro rispetto al produttore stesso. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.